Allora ragazzi, questo è il terzo capitolo di Inazuma Eleven Go Lucha, però vi devo avvisare. Purtroppo, essendo in zona rossa, quindi lockdown, ci sono mia sorella e i miei genitori a casa, quindi praticamente se sentirete un bel po' di casino di sottofondo è colpa loro, non l'ho voluto io tutto ciò. Vi dico io da esperto, tra virgolette, visto che lo sento tanto, il nostro caro Bjorn, che sanno fare tanto casino. Quindi mi dispiace, ragazzi, Ma quindi. tanto. Roba che peggio delle ragazzine ai concerti dei coreani. E l'ha Fatto toccata come. molto piano. Quindi, vabbè. Iniziamo con il terzo capitolo di Inazuma Eleven Go Lucha. Finalmente entriamo un po' nel vivo. E ovviamente ho utilizzato il save editor perché non mi interessa di un cazzo di citare o meno. Se devo mostrarvi la storia, c'è un motivo. E sentirete un po' distorto, però vabbè. La parola di oggi per riconoscere i dialoghi è arachidi. Semplicemente perché le sto mangiando, sono buone. Esatto. Vabbè, comunque, ricordate il vecchio capitolo quando Percy Walter Revis se n'è andato e non hanno più un allenatore e non c'è manco più il capitano. E intanto arriva qualcuno. C'è qualcosa che non va, Arion. Chi è quello? Ehi, voi due! Perché vi siete fermati? Mi sembra di conoscerlo. Ma è lui! È proprio lui! Ragazzi, ascoltate, sono Mark Evans. Da oggi sarò il vostro nuovo allenatore. Cominciamo subito! Il nostro nuovo mister. Capitolo 3. Il nuovo allenatore. Abbiamo come nuovo allenatore Mark Evans e io inizio a dire arachidi perché sono sicuro che qua inizieranno i dialoghi supremi. Mark Evans? Quel Mark Evans? Ma lei è stato il capitano della Inazuma Japan? È una leggenda vivente. Cosa? È lui il nuovo allenatore? Come mai non sono stato informato? Ascoltate, ragazzi. Ecco che cosa faremo. Voglio che andiate al campo al fiume. Il campo al fiume? Ma perché proprio lì? Perché? Beh, c'è una cosa che non ho ancora visto da queste parti. Forse sarà più facile trovarla se ci alleniamo lì. Ragazzi, d'ora in poi giocheremo per vincere. Capito? Cosa? Credetemi, se vi allenerete insieme, la squadra diventerà più forte. Ci vediamo a Riverside. Beh, questo arrivo. L'ha toccata piano, eh? L'ha toccata piano, Mark. E dobbiamo parlare intanto con Come tutti. Perché mai non ne sono stato informato perché sei inutile? vabbè. Ecco, Gabby deve dirlo a Ricky, giustamente. Poi JP tutto eccitato. Poi c'è Celia. Sì, dai, sì. E poi vabbè, ci sono sti tre. Andiamo però prima da loro. Molto più attrezzatura qui. Sì, però non è che bisogna essere sempre viziati, eh. Poi, magari cerchiamo altri fumetti in giro, ma non credo che ce ne saranno. E invece sì, ci sono Michael e Eugene qua. Ecco. Eugene è sempre tutto un pezzo. Qua non c'è nessuno, ok. Cerchiamo comunque perché non si sa mai. Ecco, c'è Victor. Cose di cui tu non ne sarai mai a conoscenza, bello mio. E vabbè, tutto qua. Ora andiamo da quei tre. Che sono Wall-E. Poi Samguk. E poi Doug, vediamo cosa ha da dire Doug. Ecco, mo alcuni ragazzi non ci vogliono andare, giustamente.
stessa cosa dell'anime, diciamo. Doug è tutto un pezzo, è tutto vanitoso, capitelo. Nessuno vuole andare, giustamente. E alla fine ci andranno solo Arion e JP al fiume. Però intanto... Incredibile! Arachidi... Perché avranno scelto proprio lui? Cosa vuol dire tutto ciò, signor Wintersy? Sembra contraddire i dati che abbiamo ricevuto dal quinto settore. Ha ragione, signor Goldwyn, ma quando ho chiesto al quinto settore me l'hanno confermato. Evans è il nostro nuovo allenatore. Accidenti! A volte il comportamento del grande imperatore è davvero indecifrabile. Beh, insomma, ci sono un po' di lacune dentro il quinto settore. La conosciamo come un'organizzazione che non sbaglia mai. A proposito, voglio vedere un attimo se ci sono i livelli. Sì, livello 15, livello 15, livello 15. Intanto salviamo perché non si sa mai, ragazzi. Comunque, ora ci tocca andare a Riverside. Dopo vi faccio vedere una cosa, tra l'altro. Però, ora che ci penso, io potrei tranquillamente fare così. C'ho sta comodità perché non la uso. Vabbè. Ora, andiamo da Marcolino. Mi fa piacere vedervi. Arachidi! Anche a noi, mister. Non vedo l'ora di allenarmi con lei. Sì, è un... Rilassatevi o vi verrà un crampo. Ho sentito che i tuoi dribbling non sono niente male, Arion. E tu sei un saltatore nato, JP. Quindi, per prima cosa, lavoreremo sui vostri punti di forza. Arion, allenati a dribblare. Tu, JP, esercitati nei colpi di testa. Sì, mister! Ce la metterò tutta. Nessuno riuscirà a fermarmi. Ma quello è davvero... Mark Evans. Ma... Io non ci credo. Sembra un tipo qualunque. Ok, e adesso qualche tiro. Fatevi sotto. Sì, mister. Io sono molto più bravo. Beh, sembra piuttosto divertente. Ehi, voi! Perché non venite ad allenarvi con noi invece di starvene lì imbambolati? Oh, ehi, ciao, ragazzi! Beh, cosa ho da perdere? Vuoi davvero andare laggiù? Aspetta! Un po' alla volta si stanno unendo tutti. L'allenatore Evans è riuscito a convincerli in qualche modo. Il club stava per essere chiuso quando, grazie a lui, ci fu una svolta. Vinsero persino un campionato nazionale. Ottimo lavoro, ragazzi! Victor, vieni anche tu a fare due tiri. Cosa? Non ti annoia rimanere lì a guardare? Forza, giochiamo a calcio! Quando dice così mi si raggela il sangue. Davvero? Va bene. Le farò vedere di cosa sono capace. Qui le cose stanno prendendo una brutta piega, Arion. Che dici? Forse dovremmo allontanarci. Ragazzi... Non la finiscono di parlare. Non la finiscono di parlare. Ma il punto è, non la finiscono di parlare, perché è ovvio, cioè, Go ha comunque dato una spinta, anche se minima, alla serie. Quindi è ovvio che ci sia molto più doppiaggio, volevo. Beh, questo sì. Vediamo un pochettino. Vabbè, vediamo. Sicuramente Arachidi, quindi ci ho preso gusto. Anche io sono buonissimo. Forza, fammi vedere il tuo tiro migliore. Come vuole. Cosa? Un tiro fantastico. Non te la cavi affatto male, Victor. Già, grazie, Capitan Ovvio. Pensavo che l'avrebbe parata con una qualche tecnica speciale. Bene, per oggi basta così.
Allora, cosa intendeva prima riguardo alla cosa che non potevamo vedere a scuola, ma solo qui? Ah, giusto. Beh, siete venuti tutti qui per allenarvi, per vincere. Volete sapere che cosa ho visto? Ho visto la vostra determinazione. Ho visto lo sguardo di chi sa che sta giocando al vero calcio. Ah, ora capisco. Dimmi, Arion, cosa ti ha spinto a venire ad allenarti oggi? Non ti preoccupare, non ci sono risposte sbagliate. Beh, sono venuto perché volevo giocare a calcio. So di avere ancora molto da imparare, ma è uno sport che adoro. Mi fa piacere sentirtelo dire. Bene, domani continueremo ad allenarci alla Raymond. Ci vediamo lì. Sì, mister. Forse con Mark Evans come allenatore potremo giocare davvero a calcio. Non vedo l'ora di dirlo a zia Silvia. Avranno ancora bisogno di me, ora che c'è Mark Evans. E quindi, Mark, nonostante sia stato un personaggio comunque odioso, cioè, non proprio odioso, però c'è... A volte poteva evitarsi certe parole nella prima trilogia, ora riesce a sbloccare una Raymond tranquillamente. No, per un... allora, non è il punto che riesce a sbloccare... Allora, uno, in parte, è il fatto che... E Mark, capitano della squadra che ha vinto i mondiali, anche se 10 anni prima, un portiere ormai leggendario, anche quello aiuta. Poi anche il fatto che è decisamente molto carismatico in Go, conosce bene, bene o male, già tutti, visto che gli hanno riferito quello che sanno fare. Sì. E quindi anche per quello, e l'esperienza comunque ha maturato, perché nonostante sia un personaggio odioso ha comunque una grande esperienza di gioco, lo rendono un allenatore ottimo. Poi è stato vicino a Hillman, è stato vicino, sì, vicino, è stato vicino a Lina, è stato vicino a Travis, tre grandi allenatori che hanno allenato sempre meglio la sua squadra. Esatto. Quindi può aver assimilato. Poi ricordiamo che comunque Travis dove inizia un po' il tutto, quindi ci sta come cosa che lui sia un buon allenatore che riesca a sbloccare. Posso aggiungere un'altra cosa? Sì, io intanto vado in cucina a mettere giù l'arachidi. No, volevo parlarne con te, perché comunque è una discussione che potrebbe valere da vicino pure a te. Io ho sempre pensato che Mark non avesse utilizzato nessuna tecnica speciale, oppure si avesse spostato solamente il volto per dire manco si merita una tecnica speciale per come gioca. No. Magari. Questo è come la penseresti tu. Mark l'ha fatto perché non voleva utilizzare una tecnica speciale, non voleva far sentire il giocatore inferiore, perché in quel caso avrebbe sbagliato. Vediamo cosa dice Spotter intanto. Vabbè. Cioè, perché metti caso che l'avesse fatto, va bene, sì, ma uno, allora le persone avrebbero detto: visto, Victor è talmente forte che Marti usa la tecnica speciale per parare. No, semplicemente sposta questa. Uh-huh. E non avrebbe avuto senso, anche perché tu sei un allenatore, devi allenare la squadra, non demoralizzarla. Sì. Cioè, se Mark fosse stato l'allenatore della Raymond, questa scena si fosse stata presentata in Go 3, non in Go Galaxy, in Go 3 cambia, in un potabile mondiale, avrebbe avuto senso, perché ragazzi, questo è il livello da mondiale, questo è il livello a cui dovete aspirare e superare. Sì. Farlo in Go 1 non ha senso, perché Mark ha 10 anni di differenza, 10 anni di esperienza e forza. Victor è un imperiale di primo livello scarso, quindi non avrebbe avuto senso. Come sempre c'è un'altra considerazione per lui, però va bene. No, ma lo dicono, eh. Un imperiale di primo livello scarso. Ho capito, ma ora possiamo continuare. Sì, io vado a mettervi la racchia e mi prendo da bere, perché così. Va bene, intanto andiamo alla zia Silvia e... Vabbè, sì, ovviamente Silvia dice che già lo conosceva, Mark... E gli racconta chi è in realtà, quindi vabbè. Ed ora si va avanti con la storia. Mi dispiace, Evans. Ti sto caricando di una grande responsabilità.
Oh, non c'è problema, sono solo rimasto sorpreso dalla sua chiamata. Il vero calcio non esiste più. Ormai vincere non ha più alcun significato. L'unico premio per le vittorie è il rimorso. Il rimorso per aver tradito lo spirito del gioco. Già, è molto triste. Il calcio si è ridotto a uno strumento di autopromozione. È per questo che lottavamo quando abbiamo vinto il Football Frontier International? Mister, dobbiamo ritrovare lo spirito di quei giorni. Ci serve un modo per tornare indietro. Abbiamo un temibile avversario a sbarrarci la strada, Evans. Spero che tu te ne renda conto. Intende il quinto settore. Non gli interessano solo le squadre giovanili, mister. Vogliono controllare tutto il calcio. Al momento il club di calcio della Raymond è quasi spacciato. Ma finché c'è lui, c'è ancora un briciolo di speranza. Lo so. Dopotutto è un ragazzo intelligente. Già. Beh, rimetto tutto nelle tue mani. Il club, il futuro del calcio. Sì, mister. Adesso sei tu al timone della squadra. Quindi cerca di non combinare guai, allenatore Evans. Sistemerò tutto, lo prometto. Neanch'io ho intenzione di arrendermi tanto facilmente. E quindi si è capito qual è la posizione di Percival, Travis e Mark. E cosa vogliono provare a fare? E niente, qua mettono in ordine. Ecco, un bijou. Fortunatamente per una volta non parlano. Ecco, qua c'è una registrazione. Un videoregistratore da qualche parte. Ovviamente. Sì. Videoregistratore, vabbè, di vecchi DVD. Comunque dobbiamo trovare una... Ecco, Etern che fa rumori mentre beve. Intanto facciamo la fotina. Target quinto settore, bella. Yeah. Non credo si sentisse comunque il glu glu glu. Allora, non si sentono i tuoi fischi, ma si sente il glu glu glu, ok. Vabbè. Una partita importante. Ecco, Kirkwood Raymond. Kirkwood in vantaggio per 2-0. Ed ecco, 2-1. Ecco, sentite? Etty in realtà ora si mette a giocare a ombra, sicuro. Comunque, alla fine la Raymond perderà quella finale, ma... con onore. Ecco, Gabi. Non ero riuscito, cioè, mi ho dimenticato di mutarmi. Bravo. No, ho messo il mio save. Che pacco. Vabbè, comunque, come ha detto Gabi, il risultato non fu stabilito per la finale. Nonostante la sconfitta, comunque era stata una partita vera. La Kirkwood per una volta è riuscita a vincere un football frontier o un Holy Road. Ecco, ora dobbiamo cercare la chiave della vecchia sede del club. Le musiche comunque del gioco sono belle, dell'anime invece vanno a perdere. Vabbè, comunque andiamo a cercare di prendere le chiavi della vecchia sede. Ma questa è una porta, però non porta da nessuna parte, giustamente. Celia, c'è qualche problema? Ecco. Winter, sì. Ecco. Succede qualcosa. Ovviamente non saranno buone notizie. Ecco, la Raymond è arrivata seconda l'anno scorso. E beh, quindi per bilanciare forse dovrebbero fare sta cosa, però vabbè. Ora andiamo all'ufficio del direttore.
Andiamo. Dobbiamo salire piani su piani. Ma ne varrà la pena? Forse. Non si sa. Ecco, andiamo al terzo piano. Ecco qua. Ufficio del direttore. E questo è un altro ufficio. Che voglio vedere. E c'è un forziere, il primo forziere del gioco. È una carta lucente. Ok. Magari c'è pure qualcosa qua dentro, perché comunque... Ecco, no, niente. Mi sbagliavo. Andiamo. Cosa avete da dirci, signori? Primo turno. Dobbiamo affrontare il Via Lattea e dobbiamo perdere 2-0. Beh. Dobbiamo perdere 2-0 contro il Via Lattea, che bello. Ecco, ora Michael dà la colpa a Sherwin. Doug la tocca pianissimo. Attenzione. L'ha toccata davvero piano, Doug. Lei vive nel passato. Ecco, Michael l'ha presa male pure lui. Tutti quanti l'hanno presa male. Benissimo. Ecco, ora Mark chiede il favore ad Arion. Succede qualcosa. Seguiamo Riccardo. Succede un qualcosa di strano. Però ora scopriamo cosa succede. Dobbiamo andare di qua, perfetto. Riccardo, non dirai sul serio? Arachidi. Allenatore Evans, voglio rinunciare alla fascia di capitano. Mi dispiace, ma non è un ruolo che sono in grado di ricoprire. Vuoi davvero lasciare la squadra? Mi scusi, devo andare. Non accetto la tua rinuncia, Riccardo. Tu ami il calcio più di chiunque altro. Non posso permettere che te ne vada. Di cosa stavano parlando? Beh, Riccardo al momento se n'è andato. Ecco, Rosy, non ne parliamo. Com'è fatto? Vabbè. E vabbè. Parliamo sempre di Riccardo e vuole andarci a parlare, ovviamente, Arion, però non sa dove abita. Vabbè, seguiamo Sam e arriviamo alla terza parte di questo capitolo. Ecco, ora, sia benedetta la mappa, perché posso tranquillamente... No, aspetta, come? Scusate. Devi prima sbloccarla la zona. Ah, è vero. Mi sembrava ovvio. Vabbè, però questa cosa mi ha aiutato per arrivare qua, almeno. Ecco, arriviamo al centro. C'è tanta gentaglia qua. Ecco, questa è la via principale.
Ecco. Arion prova davvero tante cose belle per Riccardo, ma intanto c'è una signora qui. La madre di Sengok. Ecco. Ecco, ora Samguk cerca giustamente di mettere un freno alla cosa. È un bravo ragazzo, Sam, però. Il ragazzo Sammy. Ecco, la mia portafoglio... No, ok. Samguk è il tipico ragazzo che... Un po' un mammone, però... È adorabile per me, almeno. Vabbè. Ora, andiamo da Riccardo. Per un attimo mi ha ricordato Peabody questo ragazzo, però vabbè. Comunque, a parte gli scherzi, andiamo oltre la via principale, arriviamo all'area nord del centro. Questa è una bella via, bella oltre. Questo è l'ospedale, quello. Devo riprendermi con l'ambientazione. Perfetto. Ecco qua c'è la via di Riccardo, giustamente. Bella via, bella ricca. Ecco, oltrepassiamo qua, c'è pure un bel campo da tennis qua. Ah, quanto vorrei essere riccone. Poi una bella piscina qua. Ecco. Per favore, ci apre. Vabbè. Ora entriamo dentro la villa. E andiamo a parlare con Riccardone. Ecco, dobbiamo trovarlo. Quanto amo il suono del piano, cazzo. E il fatto che lo suona pure Riccardo è una cosa in più. Cioè, proprio... Per capire quanto è talentuoso. Perché l'ho fatto entrare? In fondo non ho niente da dire. Né a lui né a nessun altro. Capitano, suoni benissimo. È stata la tua musica a ispirare la tattica del virtuoso. So di non essere granché come giocatore, ma... Beh, voglio davvero entrare a far parte della tua orchestra, la tua sinfonia calcistica. Arion, non sono né un capitano né un direttore d'orchestra. Se rimanessi anche solo un altro giorno nel club, inizierei a odiare il calcio. Come puoi dire una cosa del genere? Forse Doug ha ragione. Cosa importa se lascio il calcio? Ormai non mi appassiona più. Non è vero, capitano. E tu cosa ne sai, Arion? Forse adesso dovresti tornare a casa. Ok, scusa, capitano. Non avrei dovuto dubitare delle tue parole. Ma prima di andare ho un'ultima richiesta. Vorrei vedere il tiro sonoro in azione. Ti sarei molto grato se potessi venire al campo per mostrarlo a me e JP. Siamo rimasti a bocca aperta quando l'abbiamo visto in video. Mi sembrava di averti chiesto di andartene!
Di cosa hai paura? Non ho paura di niente! E adesso vattene! Beh, per quanto possa avere modi rozzi, Riccardo, per rifiutare una persona, è comunque elegante nel mentre lo fa. Apprezzo tanto. Comunque, andiamo alla sala del club. Ti hai qualcosa da dire? Patatine fritte con ketchup. Grazie per l'interesse. Non hai specificato cosa, non ho niente da dire su Riccardo e compagnia. Al massimo te lo dico dopo, ma ora come ora no. Va bene. Scusami. Andiamo ora alla sala del club. Non so cosa ci faccio qui. Pensavo di aver preso una decisione. Si chiama sindrome di Stoccolma, Riccardo. Vabbè. Sono ottimisti loro due. Cosa c'è sul pavimento? Devo pure avvicinarmi alla lavagna, perfetto. Volevo fare la fotina prima. Taccuino. E sopra c'è il nome del capitano. Abbiamo trovato il taccuino di Riccardo. Perfetto. Appunti. Il numero di palle perse dalla Raymond è aumentato nel secondo tempo. Controllare lo spazio prima di passare. Appunti. I giocatori della scuola superiore per prodigi sembrano poco esperti. Usata la velocità di Peabody per attaccare dalla difesa. È pieno di risultati, strategie, tattiche, una miniera di informazioni. Il livello di dettaglio è incredibile. Deve essere così che ha inventato la tattica del virtuoso. Cosa importa se lascio il calcio? Ormai non mi appassiona più. Cosa c'è, Arion? Non diceva sul serio. Non è possibile. Non vuole davvero smettere con il calcio. Ma perché si dispera? Non capisco. Cosa? Chi c'è lì? Il capitano. Era qui. Capitano, aspetta! Ed ora inseguiamo Riccardo come degli stalker. Però prima dobbiamo fare la foto. Comunque andiamo a inseguirlo come degli stalker mai nati. Capitano, so che ami il calcio. Non puoi mollare, non rendere triste il calcio. Basta! Smettila di parlare del calcio come se fosse un tuo amico. Ti rendi almeno conto di quanti problemi abbiamo creato alla scuola? Disobbedendo al quinto settore nella gara contro i prodigi. Io continuo a pensare che abbiamo fatto la cosa giusta. Quel gol contro la scuola superiore per prodigi aveva un significato. Capitano, so che sei combattuto. So che non ti dai pace. Basta! Non sono affari tuoi! All'inizio non sopportavo sto comportamento, però poi ho iniziato a capirlo. This is a problem. Vabbè, continuiamo. Sono sicuro che continueranno ancora con i dialoghi, quindi Arachidi. Ora che con noi c'è l'allenatore Evans, troveremo un modo per giocare al vero calcio. Andrà tutto bene. Il calcio ci sta aspettando. Sta aspettando che giochiamo per davvero. Il vero calcio ormai non significa più niente. Non ha alcun valore. Il mondo del calcio è pilotato. È controllato e manipolato da persone che non provano alcun interesse per il nostro sport. E io non sono molto diverso. Te l'ho già detto. È come se la mia passione si fosse prosciugata. Non credo nemmeno a una parola. Tu ami ancora questo sport ed ecco la prova. Ogni pagina di questo taccuino testimonia il tuo amore per il calcio.
Capitano, perché lasci la squadra? Davvero non capisci? Non vedi quello che succede? Non importa quello che facciamo. Giocare a calcio non ha più alcun senso! Non è vero. Non puoi smettere di giocare. Questo sarebbe senza senso. Basta! Arion. Arion, io non ho il tuo coraggio. Io non ho la stoffa del capitano. Non dire così. Riccardo, tu hai tutto quello che serve. Questa squadra ha bisogno di te e della tua guida. E quelle lacrime lo dimostrano. Ah, allenatore Evans. Va tutto bene. Sfogati pure, Riccardo. La verità è che ami il calcio, non è vero? Lo ami così tanto che ti fa soffrire. Mister, non voglio perdere altro tempo con questa ridicola farsa. Io voglio vincere e assaporare il gusto di una vittoria reale. È proprio quello che volevo sentirti dire, capitano. Allenatore Evans, la prego, ci conduca alla vittoria. Non temere, sono qui per questo, Ari. Ehi, non vi ho ancora svelato il segreto del vecchio club di calcio, vero? No. Ecco qui, tenete. Ci vediamo al vecchio club. Vi aspetto lì. E finalmente abbiamo convinto Riccardo a tornare in squadra, proprio definitivamente. E Mark, non credevo di apprezzarlo così tanto in Go, sincero. Che comunque allora, dice cose vere. Per quanto riguarda Inazuma Eleven 1, 2, 3, magari è odioso. E quello è innegabile. Però in Go sa fare il suo lavoro. Perché ha acquisito esperienza, appunto, quindi... Diciamo che Goto lo potrebbe far rivalutare, ecco. Poi pensiamo al fatto che comunque ora la Raymond è una squadra morta. Morta proprio. Serve proprio un allenatore con le palle. Magari che non sa quella base di tattica, ma proprio che ti mette le palle in testa per come ti devi impegnare, capi? Cioè, almeno quello penso. Beh, non che Travis non lo faccia, però. Vabbè, Travis è un'altra cosa. Intanto scopriamo il segreto alla vecchia sede. Sentimentalismo bellino. Vabbè, Victor, te non ne parliamo. Più forte, più coraggioso. Arion ha appena fatto una frecciatina a Victor. Inconsapevolmente, però l'ha fatta. Comunque. Insomma, si parla di ricordi, però... Sotto sotto sta infondendo un po' di coraggio a tutti. Mentre quelli del terzo anno giustamente vogliono pensare più che altro ad avere la faccia pulita, qualcuno già sta iniziando ad avere un suo pensiero senza influenze. E andiamo al campo d'allenamento ad allenarci. Magari cerchiamo qualche cosa da fotografare, magari torniamo pure qua. Ecco, qua c'è un training point, poi graffiti, e poi c'è il forzierino, guanti Raymond, ok, perfetto. Beh, ma non loro perché queste cose, molto rustiche, però comunque hanno un significato molto importante. Ma ora andiamo al campo ad allenarci.
Cosa ci darai una mano, Mark? Ecco, Arion sta migliorando. E Riccardo propone una sfida. Finalmente se n'è uscito. E finalmente se ne sono usciti con Giro di Vento. Ecco. Volessi solo vedere quel suo buffo. Perché sì, ne ho bisogno. A volte ne ho bisogno. Però giustamente devi avere qualche stimolo. So come si usano le tecniche speciali. Grazie. Ecco, si sono uniti anche gli altri. Ecco. Perfetto. Ora, quarta parte. Andiamo alla Raymond per prepararci alla partita. Ma sia benedetta la mappa. Perché sì. Che bella tutta questa gente. Yeah. Ecco, ora affrontiamo il collegio Via Lattea. E niente, siamo già in tre che vogliono disobbedire al quinto settore. Capitolo 3, 3%. Ho fatto la battuta. Vabbè, a parte gli scherzi, andiamo dal benedetto signor veteran che... Facciamogli un artarino al signor veteran per tutte le volte che ci ha aiutato in qualsiasi momento. Signor veteran, la ringrazio per sempre. Venga qua, si faccia dare un bacino. Muah. Gatti. Nino, 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 Nino. Arriva la polizia, è pedofilia. Vai allo stadio del Cammino Imperiale. Ecco qua, nuovo luogo. Ed eccoci qua. Questa è la prima difficoltà. Ecco, stadio del Football Frontier, giustamente. Ma tu sei piccolo come uno champignon, GP. Giustamente Arion pensa, chissà se troverò quello che mi ha salvato la vita. Sì, va bene. Fatti scortare alla cerimonia addirittura. Aspetta, prima dovrei però farmi ricaricare i punti, giusto? Ah no, ok, perfetto, è tutto a posto. Grazie. Fatti scortare alla cerimonia. Sembrava un test cut da lontano, però vabbè. Il torneo Cammino Imperiale sta finalmente per iniziare. Le squadre di calcio delle migliori scuole medie del paese si affronteranno per la vittoria finale. La fase di qualificazione della zona est si svolgerà come un torneo. La squadra vincitrice avrà la possibilità di conquistare il titolo nazionale. La leggendaria Raymond Junior High se la vedrà con altri formidabili istituti, come il Fiducia Incrollabile, il Via Lattea, l'Ultra Mega Edera e l'Accademia Baia dei Pirati. Ognuna di queste squadre è una valida candidata alla vittoria. Quindi mi raccomando, non perdetevi un minuto di questo emozionante torneo. Che spettacolo. Una processione così precisa e ordinata. L'ordine è una cosa bellissima. Il calcio non è solo una sfida tra 11 giocatori. Il calcio è una forma d'arte creata da tutti coloro che vi prendono parte in perfetta armonia. Certo, Sua Altezza. Proprio così. A nessuno è permesso di rovinare questa armonia. Nessuno.
Per una volta sono d'accordo con Alex Zabel, cioè l'ordine è una cosa bellissima. Concordo. È una forma d'arte perfetta. Comunque... sì, pretendete che non facciamo la stessa cosa, eh? Sì, va bene, ok. Ecco, ora, si parla anche di elezioni in questo caso. Vabbè. Primo turno, andiamo allo stadio del collegio Via Lattea, perché nessuno gioca mai le partite alla Raymond, perché fanno tutti schifo, quindi va bene. Comunque, a parte gli scherzi. Siamo al collegio Via Lattea. Che boato dagli spalti. Allora è questo il cammino imperiale. E andiamo a parlare con i giocatori del Via Lattea. Perfetto, andiamo a parlare con tutti. Allora, qui ci sono persone che si fanno i cavoli loro. Forse dovremmo andare di qua, giusto? C'è un'altra persona che sta qua però, che sta guardando tutto da qua. Perché sei piccolo. Scusate questo. No, non si dicono queste cose. Vabbè, parliamo con i nostri giocatori prima. Che cos'è contro le persone piccole, scusa? Niente. Lo prometto, non ho niente contro le persone piccole. Sarà meglio per te. È vero, dai, ma perché mi... Salve, Riker. Poi. Sì, credete che ci batterete? Sì, va bene. La rivalità tra Raymond e Via Lattea era già ai tempi molto accesa. Però intanto salviamo prima. Anche se non dovrei essere preoccupato, però vabbè. Non si sa mai. Andiamo da Kita Ichiban oppure Jimmy Kirk. E lui è invece dispiaciuto perché voleva giocare una partita seriamente. Peccato per lui, ma vabbè. Tutti ormai sono d'accordo a non giocare. Vabbè. Ora parliamo con Mark per iniziare. Ovviamente salviamo prima. Mamma mia, ci ho sempre fissato questo salvataggio. Mi mettete ansia tutti quanti. Vabbè, a parte gli scherzi. Riccardo, perché stai giù? Va bene, non parlo con te. Tu sa. Voglio vedere proprio se lo segui ancora. Livello di squadra 8-10. Abbiamo 16, perfetto. A posto. Ario, Riccardo e Sam. Ora vi devo mostrare una cosa. Ecco. Non ho resistito. Non ho resistito, ragazzi. Mi dispiace. Controllo tutti i giocatori se hanno sbloccato le varie tecniche piuttosto che altro. Che fa? Nessuno sblocca un cazzo. Gargantua. Abbiamo messo Gargantua a Doug perché così ci andava. Dopo dovrai sbloccare le tecniche che imparano loro. Vabbè. Arion, Riccardo e Sam devo mettere, quindi Tivatio mi dispiace ma per oggi resterà in panchina nonostante tu sia fortissimo. Lo sappiamo tutti che sei fortissimo, giusto? Minchia. Aspetta, prima voglio vedere una cosa.
Aspetta, Victor e Michael sono sullo stesso punto di livello, no? Sì. Oddio, ma non cresce per un cazzo, Michael. Purtroppo è così. Sì. Vabbè. Andiamo avanti? Sì. Vai, vai. Date il 110%, giustamente. Mark non vuole seguire nessuna frode. E intanto qua c'è la mamma di Sam. Ciao! Ecco. Mi dispiace, Sam, ma le mamme fanno sempre per cavolo loro. Succede qualcosa, Riccardo? Riccardo al momento molto dubbioso, è pieno di dubbi sto povero ragazzo, però. Vabbè, contro il Via Lattea. Andiamo a vedere i giocatori avversari. Povero mica tanto, però vabbè. Hanno Rogers con Turbo Pugno, quindi possiamo pure facilmente superarlo. No, col Turbo Cazzotto. Turbo Cazzotto. Loro non è che sono tanto vulnerabili, sincero. Mi aspetto tanto vulnerabili. Vabbè, Riker avrà pure lo spirito guerriero, quindi vabbè. Hanno tutti colpi in serie oppure testata esplosiva. Vabbè, poi c'è Kirk che ha tutto. Vabbè, niente di speciale, insomma. Hanno pure la riserva con Turbo Cazzotto. È solo uno con una tecnica difensiva, cioè Occhiata Furtiva, ok. Anzi, due. Pigrizia. Pigrizia. Vabbè. Guarda che è un'extra buona per far livellare i PG, eh. Ok, va bene. Vabbè, andiamo a cercare di vincerla questa partita. Let's go! Nessuno vuole più giocare per vincere. Beh, io non mi arrenderò di fronte a niente. Devo rubare la palla. Ce la posso fare. Mi sono allenato tantissimo nei contrasti. Andrà tutto bene. E devo guidare Riccardo dentro il cerchio palla, perfetto. Sia benedetto il Severitor. Sia sempre benedetto il Severitor. Ecco, devo rubare palla ora. Ecco, colpi in serie, dai. Mi sembra un po' di fallo questo, non vorrei esagerare, però mi sa un po' di fallo. Tu ridi e scherzi, il fallo lock me l'hanno appena fatto a me su ombra. Davvero? Bravo Riccardo, no. Comunque. No, per finta. Stessa storia da 3 anni. Dobbiamo stringere i denti e andare avanti. No, non ci riesco. Non sono abbastanza coraggioso da sfidare il quinto settore. Non possiamo arrenderci. Vinceremo, capitano, e giocheremo al vero calcio. Ancora non de morte. E io sono già pronto ad arrendermi. E ora devo guidare Arion al cerchio. E niente, colpi in serie. Quanto odio le tecniche spammate di dribbling. Però so parte del gioco, quindi vabbè. Per favore, prendi la Amagi. Grande Amagi. Troppo lunga, però. Il calcio ci stava aspettando e vuole che ce la mettiamo tutta. Chiudi il becco. Non di nuovo.
Non sto giocando come potrei. Continuando così, tratterei questa partita come quelli del Via Lattea. Senza rispetto. Devo farlo. Sam, mi dispiace. Riccardo si è convinto. Ed eccolo che va a prendere palla. Di giustizia. E va a superare pure Kirk. Dai, Ricca! Si è attivato. Eh? Riccardo, cosa stai facendo? Ne ho abbastanza del quinto settore! Ascoltate, ragazzi! Sono il vostro capitano! E vi dico che la Raimon deve giocare per vincere! Sì, capitano! È questo che voglio vedere! Quella tattica è il virtuoso! Non c'è ombra di dubbio, fa sul serio! Arion! Forza veloce! Presa! Wow! Mi sta dirigendo come se fossi in un'orchestra! Riesco a vedere la traiettoria che seguirà la palla. È questo il virtuoso. Incredibile! Il capitano di Rigo ha preso in mano la situazione. Nulla possono gli avversari contro la sua tattica speciale. Il mio virtuoso ha usato il virtuoso. Sta persino armonizzando i movimenti di Arion con quelli della squadra. Oh, è davvero superlativo. Una cosa... Capitano, esegui il tiro sonoro. E si passa in vantaggio. La frittata è fatta. Cosa gli sarà preso? Hai visto cos'è successo, Eugene? Tutto si è finalmente sistemato. Il capitano è tornato. Adesso ci crede. Possiamo vincere questa partita. Ce la possiamo davvero fare. Quindi le vittime sacrificali si ribellano, eh? E quindi possiamo utilizzare il virtuoso, ma la storia non è ancora finita qui. Sì, comandi ora per la tattica speciale, giusto? Sì, grazie. Vabbè. Continuiamo la nostra partita. Devo eseguire una serie di passaggi in questo momento. Abbastanza semplice. Ecco, ho parlato. Vabbè, non è un problema. Voi della Raimon non siete gli unici che sanno giocare per davvero. Preparatevi! Falcone tonante soprannaturale! Spiega le tue ali e vola! Ammirate il mio spirito guerriero! State per scoprire perché non dovreste mai opporvi a un imperiale! Sinceramente, ali di falco, ora vorrei mettere un'immagine di Hayato con le ali dietro. Tanto per fare l'idiozia. Vabbè, comunque. Ecco, ora fa qualche frecciata sul suo spinto guerriero Riker. Ecco. Dai, la mamma ti sta incoraggiando. Dai. Comunque siamo al 20° minuto. Possiamo ancora giocarcela un pochino per 10 minuti, però. Vabbè, meglio 10 minuti che nulla. Ed ecco che Kirk si è attivato. Ho sbagliato perché... Vabbè. Sono stimolati questi ora. Ecco, bravo. Bravo Hamano. Siamo lontani da quello spirito.
Eugene. Vabbè. Si riprende palla di forza, Eugene. E andiamo di tiro sonico. E non vuole utilizzare turbo cazzotto. E noi sfruttiamo la cosa per segnare. 2-1, gol di Doug. C'est une conclusion parfaite. Vabbè. 27esimo, abbiamo segnato il 2-1. E rubiamo palla. Così qua. Voglio provarla, voglio godermi un po' quel virtuoso, dai. Lasciatemelo. Giro di vento, ma penso che si concluderà qua il primo tempo. Ecco, sì, proprio su questa azione. Vabbè. Mi sono goduto il virtuoso, che devo dire. Ragazzi, non molliamo nel secondo tempo. Possiamo ancora vincere. Vincere? Quelli del Via Latte hanno uno spirito guerriero e a differenza del vostro capitano, loro lo sanno controllare. Se tirano fuori l'artiglieria pesante, non abbiamo possibilità di farcela. Tanto vale ammetterlo. Abbiamo già perso. Non dire così. Non possiamo batterli. A che serve? Ma, capitano! Io voglio vincere. Non dovremmo prendere ordini. Noi dovremmo lottare. Arion! Purtroppo questa partita la dobbiamo perdere. Non abbiamo altra scelta. Non è vero. Almeno dobbiamo provarci. Allenatore Evans! Ho sentito. So che non smetterai di lottare e che combatterai fino all'ultimo. L'hai già ampiamente dimostrato. Ascoltate tutti. Mm-hmm. Ammettetelo. Ragazzi, non volete vincere anche voi? Ascoltate. Una sola cosa determina il successo o il fallimento nella vita. Sapete qual è? La fortuna. Cosa? Sam, anche se ti hanno detto di perdere, hai comunque provato a bloccare il pallone. È stato il tuo istinto di calciatore. Se qualcuno tira, voi lo intercettate. Se un giocatore tenta di fermarvi, lo dribblate. Se c'è un'occasione da gol, voi tirate. E quando giocate, giocate per vincere. Ogni giocatore ha questo istinto dentro di sé. Ognuno di voi. Capisco. Ascoltate il vostro cuore, ragazzi. Non è questo il calcio che avete sempre voluto giocare. Fatemi vedere che cosa sapete fare. Fatemi vedere che cosa intendete per calcio vero. Il nostro calcio. Il nostro gioco. Non preoccupatevi. La fortuna aiuta chi non si arrende mai. La fortuna, eh? Mi chiama il suo portafortuna. Dice che vince sempre quando vado a vederlo giocare. È un tesoro. Beh, non posso deluderlo, no? Mamma, mi dispiace. E quindi si sono stimolati un po' di giocatori. Ma ora andiamo a rubare palla, dai. Rubiamola ora. Bravo, Michael. Arion ci crede davvero. Si è allenato duramente per farci vincere questa partita. Una volta anche io ero così. Ti alleni, migliori e vuoi vincere. È questo che rende il calcio divertente. Sembra che io abbia dimenticato quella sensazione. Che senso ha tutto questo? Non potete cambiare niente. Non vi lasceremo mai vincere. Noi imperiali veniamo cacciati dal quinto settore se non otteniamo risultati. Falcone tonante soprannaturale, a me! Ali di falco! Non ti lascerò segnare! Arion, così, senza spirito, senza niente, senza nessun...
senza proprio niente, va a cercare di fermare un tiro di uno spirito guerriero. Kamikaze. Victor, che sei sorpreso? Vabbè, giustamente Riccardo deve ancora migliorarlo. Forse non c'è proprio nulla da fare. Ascoltate il vostro cuore, ragazzi. Non è questo il calcio che avete sempre voluto giocare. Oh, lo parerò per la Raimon. Oh, farà tardente! Ma cosa? Hanno fermato il mio tiro con il gioco di squadra. Sam! Sto bene, Arion. Grazie per avermi fatto aprire gli occhi. Allora è così che ci si sente quando si gioca il calcio vero. Penso che d'ora in poi giocherò a modo mio. Voglio che la fortuna sorrida anche a me. Non penserete di batterci con quella sottospecie di spirito guerriero. Vi darò una bella lezione, dilettanti! Spirito guerriero, ho di nuovo bisogno del tuo aiuto. Voglio vincere questa partita. E niente mi farà cambiare idea. Quindi aiutami a combattere fino al fischio finale! È incredibile. Il suo spirito guerriero si è materializzato completamente. Ben fatto. Questo è il mio spirito guerriero! Direttore d'orchestra! Ragazzi, ci riprenderemo al vero calcio! Il nostro calcio! Maestro si è risvegliato. Ed, ti vedo... Cioè, non ti sento... Cioè, sei molto silenzioso. Perché sto provando a reclutarti Darren. Ah, ecco. Spoiler. Vabbè. Ok, grazie, non ho più bisogno di tutorial. Ora, giochiamo finalmente... vorrei giocare Wall-E. Se solo sapessi controllare una palla. Ecco, ora... vabbè, ma nessuno più sa controllare una diamine di palla, perfetto. Non è colpa loro. Vuoi dire che è colpa mia? Beh, i giocatori li muovi te. Grazie. Oh, tutti facciamo sti errori, eh. Poi se il gioco prende comandi a cazzo, quella è un'altra questione. Niente, non riusciamo più a fermare nessuno, perfetto. Per favore. Bravo Subaru. Ecco, io ora faccio partire così, desguincio Riccardo così, perché mi va. Bravo Riccardone. Ancora un altro Riccardone. E andiamo a tirare con il primo tiro di uno spirito guerriero, cioè armonia atomica. Quanto bella, madonna. E continuo a non utilizzare turbo cazzotto, va bene. 3-1. Credo che se avessi diritto turbo cazzotto in questo stato sarebbe preso un colpo della strega. Probabile. O avrebbe perso un braccio. Non hai tutti i torti. Quindi non è che ha fatto una brutta scelta, ecco. Ora parte Michael. Parte palla al piede, attenzione. Cerca di andare, viene fermato. Vabbè, fermiamolo tranquillamente ora. Colpi in serie. Dai, dacci un fallo, per favore. Un fallino. Un fallino così. Niente, nessun fallo. Cattivi. Vabbè, nel caso abbiamo vinto comunque. Ecco, grazie per il fallo. Fallino, falletto. Allora, dove sta il mio Riccardone?
Riccardone, per favore, devi stare più avanti, perché ho bisogno di te. Ok, non posso più tirare con armonia atomica, però i tiri di uno spirito guerriero sono comunque più forti. Ah, colpo della strega! Bene, avanti così, ragazzi. Riccardo mi fa tripletta. Vabbè, se magari mi fa andare a penti. Mancano 2 minuti e finalmente finirà questo capitolo. Etern si preparerà a darmi tutti i passaggi. Intanto Doug, numero di Doug. E vabbè, si va pure a tirare con Doug, non è un problema. Turbo pugno. Poco efficace. Aha. Alla facciaccia vostra. Ce l'abbiamo fatta. Conclusione perfetta. Ed ecco che ora l'arbitro fischia la fine del secondo tempo. 5-1 sul Via Lattea. Vabbè, basta con i festeggiamenti. Perfetto. Ah, mi fa salire pure di livello. Cioè, non è tipo in Zubleven 3 che si blocca quel livello. Me le fa pure salire. Et? Ho capito. Non lo so. Se non risponde perché magari ti sto facendo una roba per te. Sai com'è, se ti chiedo una domanda esigo una risposta. Vabbè. Comunque abbiamo battuto il Via Lattea. Ed ecco qua. Ce l'abbiamo fatta. Abbiamo passato il primo turno. Non ci saremmo riusciti senza di te, Sam. Non me la sentivo di continuare a giocare per finta. Non davanti al nostro portafortuna. D'accordo, aspettavo anche l'occasione di mettermi in mostra. Ce l'abbiamo fatta! Evviva! Arion ha qualcosa di speciale, Riccardo. È come se, non so, come se spazzasse via le ragnatele dai nostri cuori. Con lui al nostro fianco, mi sento di poter affrontare questo malandato mondo del calcio. Arion Sherwind, sei una boccata d'aria fresca. E ne avevamo proprio bisogno. Arion. Ah, ma per favore. Beh, alla fine l'abbiamo fatto davvero. Ci siamo posti al quinto settore. Davvero fantastico. Abbiamo disobbedito agli ordini sul cammino imperiale. Non usciremo mai da questo pasticcio. Lo sapevo. Siamo finiti. Finiti, vi dico. Il secondo turno si avvicina e c'è molta tensione nell'aria. Una cosa è certa, voglio giocare al vero calcio e scommetto che anche Victor è d'accordo. È ora di mostrare quanto valiamo. Scopri cosa succede in L'Alba della Rivoluzione. E quindi, abbiamo finito il terzo capitolo. Perfetto, non anticipiamo nient'altro. Abbiamo finito questo terzo capitolo. Sinceramente apprezzo tutto questo sviluppo. Ci sono poche cose da dire, ma cose buone. Primo, arrivo di Marco Ivano come allenatore della Raymond. Allora, quello che fa Mark... Allora, in prima trilogia... Bjarne, nel frattempo che tu parli io vado in bagno che mi sto pisciando addosso. Va bene. Comunque, allora... Mark... come personaggio nella prima trilogia può essere fastidioso a lungo andare.
qua invece ha una presenza tranquilla e giusta per il suo carattere. Vi spiego il motivo. La Raymond al tempo, l'Inazuma Japan al tempo della prima trilogia, aveva bisogno all'inizio di una scossa, però nel frattempo non aveva bisogno di tutto questo parlare di calcio, 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 oh mio Dio, dobbiamo farcela, dobbiamo vincere, perché comunque penso che le persone, cioè nel senso i ragazzi della Raymond hanno comunque un, come si dice, diciamo hanno già un motivo per andare, ecco. Hanno già un motivo per andare a cercare di vincere. Questo siamo d'accordo tutti, penso. Vabbè. Comunque. Qua invece la Raymond è proprio morta. Morta, non c'è. Ed è qua che serve Mark. E nonostante il suo carattere, comunque sa come tranquillizzarsi in questo momento. Cioè sa come motivare la propria squadra senza andare ad esagerare. Soprattutto perché è maturato. Infatti apprezzo molto di più questo Mark che quello della prima trilogia. Andiamo a Riverside. E quello che voleva mostrare Mark ai suoi alunni, diciamo ai suoi allievi, è appunto come comunque tutti siano curiosi e tutti volessero giocare a calcio. Perfetto. In quel momento arriva pure Victor. Mark lo chiama, lo spinge ad usare la sua stoccata micidiale e Mark schiva. Non vuole utilizzare la tecnica perché sa già cosa vuole fare. Nel frattempo Riccardo non sta tanto bene. Riccardo continua ad avere dubbi. Riccardo continua a star male. Ecco. Però ci ritorniamo dopo. Prima andiamo al discorso tra Mark e Travis. Travis ormai ha l'esperienza giusta per dire Mark è così e io voglio che tu vai in questa squadra e agire in un certo modo, perché solo tu potresti farlo. Io non riuscirei a farlo perché comunque non ho il plus ultra giusto rispetto al tuo, perché Mark è molto bravo a motivare le persone con il suo carattere. Percival un po' meno, quindi vuole comunque qualcuno che nonostante abbia solo una base di tattica lascia comunque lascia comunque la tattica al suo capitano, quindi Riccardo. E le motivazioni le dà lui, ed è giusto così. È una buona divisione quella che fanno con Mark in questo caso. Comunque, torniamo al personaggio di Riccardo. Prima di tutto ci sono... Arion vede la videoregistrazione di Kirkwood contro Raymond, che è la finale dell'Ori Road precedente, e nonostante la sconfitta comunque la Raymond è uscita a testa alta, soprattutto perché era una partita vera. E qua... si parla anche delle prime direttive del Fifth Sector. La prima direttiva è che la Raymond deve perdere al primo turno contro il Via Lattea. E questo giustamente non lo vogliono accettare, perché dopo essere arrivati ai secondi lo scorso anno, giustamente chi vorrebbe accettare una sconfitta al primo turno? Vabbè. Alla fine, la maggior parte della squadra vuole rispettare quelle direttive, ma Riccardo ci rimane così male, soprattutto dalle parole di Doug, che ha detto che alla fine... se ne torna, non vuole più essere capitano, inizia proprio ad avere un problema di per sé, proprio ad accettare se stesso come capitano, mai si è visto, cioè nel senso, Riccardo ok, c'aveva i suoi dubbi, perché comunque è più piccolo, cioè è più piccolo di quelli del terzo anno, del secondo anno, ed è stato messo capitano proprio da quelli del terzo anno perché gli andava, non volevano altri capitani, e alla fine... Sam ci porta, allora prima Sam ci fa incontrare la sua madre, però non è che ci voglio parlare tanto di questa cosa, però fa capire che tipo di persona è Sam. Sam Gook è una persona, allora è un portiere medio, è abbastanza bravino, sicuramente meglio di JP, però quello ci andremo nei prossimi capitoli, però Sam Gook è il tipico ragazzo mammone. Però un mammone giusto, perché comunque ci tiene tanto a sua madre, quindi ci sta. E apprezzo tanto, solo che solo qua ha il suo momento di sviluppo, e nel resto lo sviluppo sarà direttamente per JP. Però vabbè, questo ci ritorniamo poi. Alla fine, andiamo alla casa di Riccardo. Riccardo
Nonostante ci fa entrare, poi alla fine cerca di cacciarci, giustamente. Torniamo alla Raymond. Per andare alla sede, perché dobbiamo andare alla vecchia sede del club. Però alla fine non ci siamo andati ancora. Riccardo alla fine, senza motivo, segue Arion. E Arion cerca di andare, di andargli incontro, perché ha capito che era lui. Bello, bellissimo questo sviluppo, sincero. All'inizio, le prime volte che ho giocato, le prime volte che ho visto l'anime, ho odiato Riccardo, perché semplicemente non mi piacciono questi col carattere. Però maturando, ho capito che comunque Riccardo è un bellissimo personaggio, con tutte le sue insicurezze, con tutte le sue debolezze, e soprattutto con il suo dubbio. Sono capitano, non sono capitano, cosa posso dimostrare, cosa non posso dimostrare. Mi è piaciuto tantissimo, ora che lo guardo con un pensiero molto più maturo e molto più adulto, ecco. Ora, con tutte le lacrime, fa capire veramente che ci tiene al suo posto Riccardo, e questa è una cosa che gli fa davvero onore. Infatti Mark glielo fa notare, che nonostante si metta a piangere, c'ha un motivo se piange, no? Vabbè, comunque alla fine Riccardo, motivato abbastanza, ci chiede a Temma di sfidarlo, giro di vento, va bene, sviluppa giro di vento, ma alla fine dobbiamo andare allo stare del cammino imperiale. Stavo per dire giardino imperiale, non capisco il motivo. Comunque, perché stai per nominare l'extra? Vedi, fai un po' scemo. Comunque, cutscene, c'è la cutscene di Alex Zabel, che davvero sono molto d'accordo, l'ordine è una cosa bellissima, è vero, vero, ordine e simmetria sono perfetti. Vabbè, comunque, a parte gli scherzi, andiamo al Via Lattea, ci sfidiamo contro il Via Lattea. All'inizio Riccardo mostra ancora le sue debolezze, però capisce che non può più resistere, e alla fine si aggiunge alla combriccola dei ribelli. Siamo in tre, segna Riccardo, segna Riker, poi alla fine Sam decide di affiliarsi pure alla combriccola, sono in 4 e riescono a vincere in 11 contro 4. Mica male. Alla fine vinciamo 5-1. Al massimo 4 contro 11. Al massimo. Vabbè, abbiamo capito benissimo qual è la squadra con 4 giocatori, non ti preoccupare. Comunque alla fine arriviamo a vincere. Alcuni sono spaventati per gli ordini del quinto settore che arriveranno, altri invece sono contenti, e andiamo poi al quarto capitolo. Il quarto capitolo mercoledì prossimo, ora farò parlare Etern. Allora, stavo recuperando la chat, perché stavo facendo altro. Salvatemi. Allora, il capitolo inizia con Mark Evans che, tutto tranquillo, tutto così, no, tipo tranquillo, normale come se niente fosse, si presenta come un nuovo capitano della Raymond. E a me ha fatto strano una cosa. Allora, posso capire Xavier che probabilmente è cambiato, perché prima era in un modo, poi era in un altro. Ma Mark, letteralmente, uguale a prima, l'unica cosa che è cambiata sono i vestiti. Prima andava in giro con la divisa, adesso va in giro in quel modo, cioè un abiti casual. Mi sembra di conoscerlo. No, Eugene, tranquillo, è una tua impressione. Guarda, è un cartonato che si muove. No, aspetta, in realtà è un gioco di specchi. Poi arrivano e dico... Non ci credo, Mark è il mio allenatore. Io mi piacerà il cazzo, non è che se viene lì è per vendere arachidi, eh. Cioè, per dire. Comunque. E lui si presenta e fa tutto il suo discorsetto. Che ci sta, eh. Ci sta come cosa il fatto che lui inizi già a relazionarsi con gli altri. Bjorn, sento un eco strano. Boh, vabbè. E la cosa è che lui si relaziona agli altri giocatori da capitano, cioè, o non da capitano, da giocatore e non da allenatore, perlomeno inizialmente. Dice semplicemente che loro dovranno vincere, basta, non dice ok ragazzi, da oggi sono io questo sarà il vostro modo
di allenarvi 40.000 metri di corsa, no? È una cosa molto tipo, venite al fiume a vedere una cosa che non potete vedere qua. E ovviamente tutti quanti sono molto ansiosi, curiosi. Però, parlando con tutti, si vede come in pochi vogliono realmente andare. Cioè, non tutti vogliono andare di loro spontanea volontà. E questa è la differenza con l'anime, se non erro. Perché nell'anime in pochi dicono che non vogliono andarci, gli altri lo fanno intendere, mentre qui lo dice a tutti e loro non voglio andare, no, sono nel quinto settore, non voglio disobbedire. E quindi fa capire tutto, tranne Gabi che dice che è tutto entusiasta, il fatto, Riccardo, cioè devo andare a dire a Riccardo che Mark è il nostro nuovo allenatore. E quindi ci sta una cosa, ci sta per carità. Poi si va e si presentano solo Arion e JP. E va bene. Mark fa... Però io ho sempre pensato una cosa di Mark. Che quando dice, oh siete venuti, non intende solo Arion e JP. Quello lo fa intendere a chi lo guarda e ai due giocatori. Ma lui parla a tutti. Perché in lontananza ci sono, è vero, piano piano... Nell'anime i giocatori si ammassano e vanno a vedere. Ma nel gioco li vedi lì e tu non sai se sono arrivati dopo, prima, durante... Cioè, è una cosa abbastanza carina. E poi, mentre Arion e JP si allenano, c'è Riccardo in alto che... È bella come cosa perché ti fa vedere anche i suoi drammi. Ovvero, ma hanno bisogno di me ora che c'è Mark... che ha fatto sia allenatore che fa allenatore ed è stato un capitano, per il caso di merda è stato un capitano? Ed è una cosa bella. Dopodiché c'è la sfida, tra virgolette, di Mark e Vittorio Spada, o Lama. Lama. Vabbè, quello. La sfida a me ha dato più impressione nell'anime. Perché nel gioco, però, ha dato più impressione nell'anime, ma avrei preferito un dettaglio del gioco. Cioè, nell'anime Victor lì tutto impettito, gli occhi chiusi, arriva tranquillo, che io sono un imperiale lì tutto gallettino, arriva e gli fa la stoccata amicizia. Nell'anime Mark chiude gli occhi e schiva. Nel gioco Mark che tiene gli occhi aperti e schiva. Io avrei preferito, sincero, che Mark chiudesse l'occhio sinistro, si discostasse e poi aprisse il sinistro e facesse il suo gol. Sarebbe stato un po' più carino, perché avrebbe fatto capire che, tipo, un tiro, cioè gli fa un tiro fantastico, ma vabbè, lo vedremo. C'è ancora Coco dentro? No, ok. Che c'è? Io? Per 5 minuti, io in 5 minuti riesco a dire un intero capitolo. A te devo aspettare 3 ore soltanto per dire un capitolo, quando alla fine ti metti per un'ora e mezza a dire ma c'è Coco dentro? Ma l'ho detto... L'ho detto una volta! E sai perché non parlo? Perché ti stavo reclutando Darren! Quindi non rompere le palle! Zitta! Ok, non te lo recluto più. Scherzo, vabbè. Comunque. Andiamo avanti, c'è sta roba, tipo i drammi di Riccardo, che tipo... continua lì, ora che c'è Marchio non servo! Comunque, si va da Silvia e Silvia fa... Oh, io lo conosco, Mark! Ma davvero? No, Arion, ero lì in panchina mentre vinceva, pirla! Ero lì in panchina mentre vinceva, pirla! Quel milanese vabbè. Così. Pirla! Pirletto! Pirletto? Voi non si compra una moneta, scherzo. Comunque.
E dopo il discorsetto di Silvia c'è quello tra Mark e Travis che si conclude con faccia un buon lavoro, cioè allenatore Evans. Ed è una cosa carina perché prima lo diceva Mark a Travis, cioè tipo ha fatto un buon lavoro oppure grazie allenatore. Adesso Travis che lo dice a Mark è bella come cosa. È una cosa scontata, cioè molti potrebbero dire è scontato, adesso è lui il capitano, che c'era il cazzo, l'allenatore. Però ci sta. Comunque, Arian e JP arrivano, trovano la videoregistrazione e la guardano. Ed è una cosa bella, perché ti fa capire che Riccardo, il virtuoso, prima non lo usava. Lo usava solo, cioè lo usa solo quando è una cosa seria. Allora, io non so come la perde. Ed è una cosa bella, perché ti fa capire che le tattiche hanno ancora un briciolo di significato. Non come in Galaxy, che l'unica tattica che vedi è il virtuoso sotto acidi. Sempre il virtuoso parliamo. Intendi... Il vulcanico, sì, che è sotto acidi palese. Sotto l'SD. Camino tacto. Fire l'illusion. Illusione di fuoco, Gopher. Are you fucking kidding me? Mi stai prendendo per il culo, fra. Vabbè. E comunque dopo ci sono le direttive del quinto settore che loro devono perdere. La cosa bella è che Goldwyn e Wintersea non si aspettavano Mark. Infatti hanno dovuto chiamare tipo è Mark, è Evans, tenetevelo, fine, non lo vogliamo più, basta. Basta, vai via, si demonizza gli attaccanti. Cioè la cosa bella è che neanche Victor se l'aspettava, perché probabilmente a lui hanno detto qualcosa tipo, che ne so, Gino Pinguino arriverà ad allenare, oppure arriverà la mia borraccia ad allenare, questa qua della ditta dove lavora mio padre, lì arriva questa John Penguin, deve andare lì. John Penguin. ti prende a capocciate. Porca troia. Sei tu che hai fatto la battuta. Prendi a capocciate da solo. Ok. Ecco, bravo. Aia. Lo fa pure veramente. Vedi che cazzo di idiota che... Comunque, okay. Dopo le direttive, c'è Riccardo che cade in una depressione ancora più alta, ancora più profonda. E poi arriva Doug che carne al fuoco, sale sulla ferita, acido, quello che vuoi. E poi alla fine Mark lo segue, Mark ci parla e Riccardo no, you, e se ne va. No, metti giù quel coso. Gli do fuoco, mettilo giù. Bjarne, non ci metto niente a staccare. Continua, per favore. Sei tu che hai fatto il pirla con Nosachino. Vai a farmi un po' i cazzi miei mentre parli te, no? Ti sento, però, cioè, insomma. Vabbè. Comunque, e quindi cos'è che fa Arion? Da bravo protagonista, deve andare a scassare le balle a quel cristiano in casa sua. E quindi Sam gli fa, vabbè, ti accompagno, io so dove abita. Che detta così sembra una cosa molto mafiosa, ma non lo è. E tipo, io che non capisco una cosa. Allora, Riccardo è al terzo piano, no? O secondo, terzo piano. Secondo. Il maggiordomo aveva appena aperto la porta, neanche, e visto lo spioncino. Ok, chiedo al signore, tempo 3 secondi. Quello stava a suonare col pianoforte, come ha fatto a sentirti? Cos'ha, le orecchie da Superman? Oppure c'hai tu le corde vocali di Freccia Nera? Che tipo parli e spacchi le cose? Vabbè. Comunque, si sale, c'è il discorso tra Riccardo e Dario, e Riccardo che giustamente si fa, perché lo fate entrare? E io, adesso non lo so, te fratello bello, cioè dai. Comunque, si va via. Ok. E tipo si torna alla Raymond, no? E tipo, mentre fanno tutte cose, trovano il taccuino di Riccardo.
il taccuino di Riccardo, e quindi... E prima però vedono tipo Riccardo che è fuori, che guarda. E guarda la Raimon. Tipo lì, fermo, tranquillo. Tipo, ok, sono qua, non fate caso a me. Arion esce, fa caso a lui e inizia a rompergli le palle in modo atroce. Ma gli hanno rotto le palle bene, questa volta ha fatto bene. E man mano che lo rincorre, tipo, tu amica, dice, dai, tu amica, dice, dai, tu amica, dice, arriva Mark alla fine, che fa, no Riccardo, tu amica, cioè, quelle lacrime sono da dimostrazione. Cioè, fammi capire, uno se hai dotti i lacrimali bucati non ama il calcio. Metti giù quel coso. Dallo a Tancredi. Ora metti sulla scrivania, ora de Tancredi, scegli te. Senti, vuoi continuare sto cavolo di discorso? Okay, perché bene, ci sta mettendo tre ore. Sto sentendo niente. Biar, non sto sentendo niente. Ero mutato dall'altro microfono. Puoi muoverti. Ok, comunque, dopo la carta si va. Mi puoi far parlare? Ti strangolo attraverso uno schermo. E sai che ne sono capace, perché l'ho già fatto. No, scherzo. Comunque. C'è la vecchia sede. Cosa posso trovare nella vecchia sede? La scritta cubitale, la vittoria è nostra. Ora, quella vittoria è dell'FF o dell'FFI? FF, ok. Perché se seguiamo il gioco ci sta, come cose, tipo loro tornano... Hanno salvato, ha fatto bordelli. Se seguiamo l'anime, non ha senso. Perché non hanno avuto tempo per farlo, secondo l'anime. È un buco di trama. Grande level 5! Grande! Vabbè, comunque, lì tutti quanti che si incoraggiano, invece di Vittorio lo devo vomitare. Ma zitta, zundere del merda. Comunque, ci si allena e c'è il giro di vento. Arion, così da non gli dà il nome giro di vento. Vabbè, che non è neanche troppo male, come no. E poi si va allo stato cammino imperiale. E qui Mark inizia a fare il vecchietto davanti ai cantieri, dicendo, quando ero bambino io, si chiamava stadio del cammino imperiale. Sì, cammino imperiale! Football Frontier! Cottici! E qui c'è la bellissima e simpaticissima, altuissima cutscene. Con tipo quel gioco di sguardi tra Alex Zabel e Mark, che è tipo, io vinco per farti dire che hai torto. Tu non vinci, io vinco, tu non vinci, io vinco, tu non vinci, io vinco. Vanno avanti così per mezz'ora probabilmente. E la cosa, ha ragione, l'ordine è bellissimo, il malato è una cosa stupenda, ma gli spetta ancora meglio. Questo soltanto chi conosce un po' di mitologia egizia potrà coglierlo. Comunque, si va al collegio Galatea e inizia la partita. Inizia la partita e inizialmente tutti quanti seguono le direttive del Fifth Sector, no? Però Arion, col fatto che è cocciuto come un mulo, permette lo butti contro una roba di ferro, la roba di ferro si accartoccia perché questo qua rompe le palle. Comunque, durante la partita, Riccardo tira fuori le palle, ma le sue, e finalmente tira fuori anche il virtuoso. E così, tranquillo, tranquillo, come se niente fosse, la squadra si riprende, che è una cosa bella. È una cosa bella, o meno la squadra. Alcune della squadra. E la cosa è che... Vabbè, sì, inizialmente le prendono dallo spirito perché devono fargli vedere tutti pompati e poi c'è l'inviatino che fa, oh, vedete, loro hanno lo spirito, lo sanno usare. Ma zitto, che tu l'hai evocato l'altro ieri. Temporalmente parlando, in confronto ad alcuni imperiali, lui ha evocato lo spirito l'altro ieri.
Cioè, se si è svegliato, aveva evocato lo spirito perché si era cagata addosso. Io voglio chiedere perché, come ha fatto, però vabbè. No, nel manga c'è, vabbè. Comunque. E comunque, si va sul 2-1. Di nuovo, Falcone tonante, sovrannaturale. Ok. Bjorn, probabilmente quella cosa che hai detto Iaiato verrà fatta per una poop. Ma sei consapevole? Visto una roba che hai chiesto. Bjorn, stop it. E tipo, cioè, comunque, per fermare il tiro di un cash-in medio ci vuole la scatola carnica di un giocatore. Perché Arion l'ha preso di testa qualcosa, se è sopravvissuto, voglio una casa fatta in cranio di Arion. È così un creepy cash... questa cosa che... ragazzi, inauguriamo una nuova serie, le robe creepy di Ethern. Dalla prossima... Nei prossimi martedì vedrete questa serie. No, scherzo! Comunque... uno spirito parzialmente evocato e una tecnica su plot armor. È uno spirito debole. Va bene, sì, 5 secondi dopo Riccardo si fa i monologhi con lo spirito guerriero. H, probabilmente si è fumato qualcosa. E vinco, fine. Vincono con Sam, con la madre di Sam che fa "Vai Sam, vai Sam, cazzo!" Ragazzi, mi raccomando, portate Ethern nel più vicino manicomio, perché anche se non ne sono più in Italia, perché comunque, come potete ben vedere, non è che tanto ben messo quando si parla di certe cose. Comunque, a parte gli scherzi, hai finito oppure devi dire qualche altra cosa? Le ultime cose. Dopo la partita. Si sistema un po' il tutto, cioè tipo te lo fanno, ah, bella, è finito, sì, è finito, vai! E c'è gente lì che fa, oh cazzo, abbiamo davvero disobbedito al quinto settore. Lo so, fra, cosa fai stasera a buco, insomma? Il discorso è stato circa questo, perché se l'aspettavano tutti alla fine. Già uno che si chiama come un cavallo, dai, forza! E bene o male il tutto finisce così, con le aperture al capitolo dopo e fine. E arrivederci. Bene, quindi abbiamo finito di parlare e abbiamo finito di discutere su questo capitolo. Devo dirlo, sto iniziando a rivalutare abbastanza Go, devo dirlo. Non me lo aspettavo, forse perché l'avevo giocato comunque in maniera molto immatura per ora. Sto iniziando a riprenderci la mano, sto iniziando a... L'hai valutato perché hai visto l'anime. Oh. E dica, merda, che... Comunque, a parte gli scherzi, sto iniziando ad essere più critico e ad essere molto più contento. Nonostante... Mi sta venendo uno sternuto? Allora, la moltitudine di dialoghi a lungo andare pesa, però comunque sto iniziando a riprenderci, quindi mi va bene tutto ciò. Quindi, abbiamo finito il capitolo 3, mercoledì prossimo vedete il capitolo 4 e alla fine è come se fossimo partiti dal capitolo 1 oggi, perché comunque, insomma... La nostra avventura comincerà qua. Noi ci vediamo mercoledì prossimo con il capitolo 4. Ci vediamo in un prossimo video. Ringrazio Ethern che è stato qua. Alla prossima, da Bjorn. See ya!